Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Bowser che ha combattuto per l'ultima volta contro Gorugnosauro e ha tirato un pugno su Ghigno che stava assorbendo i poteri della Stella Oscura. Ora, la Stella Oscura si è infilata dentro Bowser, noi stiamo assorbendo il ghiaccio per raffreddare lo stomaco. Dobbiamo iniziare... Ops... a picchiare tutti quelli che sono qua dentro. Ok. Sai che ti dico? Aia, che male. Dicevo, sai che ti dico? A Mario e Gigi, ancora qua dentro, io gli rimetterei la spilla dei punti esperienza, stavo per dire. Tra l'altro, se togliamo Bowser dal ghiaccio qui, ok, volevo saltargli in testa, non abbiamo fatto in tempo. Più che altro vorrei tenerla la spilla del doppio colpo, visto che tra un po' avremo una boss fight. Volevo comunque tenermela da parte. Volevo tenermela da parte l'energia, 1200, ed è per questo che volevo usare la spilla, ed è per questo che volevo usare la spilla. Preso. Beh, in realtà non è che ci serva più di tanto, però facciamo in modo di aumentare la maggior parte, ecco, dei colpi critici. Facciamo così, per questa zona, ecco, togliamo un attimo Bowser dal congelatore. Ecco qua. Vieni qui. Pezzo di merda. Pensavo di riuscire a farci. A parte che Luigi aveva fatto la faccia di chi è stato colpito da dietro, ma nel combattimento subito si è ripreso. Bravo Mario. Allora, io vorrei che Mario avesse un po' più di baffi. Oh, che culo, ci è voluto un po' per ottenere quel 4. Ho dovuto continuare a guardare fino a che non mi appariva. Ok, perfetto. Vai Bowser, mangiati un po' di ghiaccio. Perfetto. Tanto adesso ti devo togliere da lì, qua non ci arriviamo. Dobbiamo, esatto, attivarne un altro. E lì dovremmo spinnare. Ma io più che altro mi immagino Bowser che magari o lo fa inconsciamente, nel senso, adesso mi tolgo, adesso ritorno lì, adesso mi tolgo di nuovo. Cioè, non c'è tipo Dorastella che gli va a dire vai. Beh, potevo usare lo... Scusami un attimo, giusto per... Ah no, sai che forse non ci arrivavano? Furbo il gioco, Potevo benissimo usarlo uno spin. Non puoi. Dai, vieni qua tu. Ecco fatto. Oh, i pidocchi. Facciamo così, in questa zona ci torno dopo che avremo fatto questo combattimento, per livellare intendo, perché 1200 sono tanti. Per adesso mi tengo il doppio colpo. Però è anche... facciamo così. Prendiamo il doppio colpo, lo teniamo, arriviamo alla boss fight, switchiamo le spille e mettiamo quelle dei punti extra. Questo perché appunto, facendo una boss fight, sai, ottenere qualche, a parte il singhiozzo, punto extra non mi fa schifo. Allora, abbiamo bisogno di qualcosa. Esatto. Pluk. Bravissimo. E ora il passaggio è aperto. Ci porta solo a quei blocchi o ci porta anche da qualche altra parte? Ci fa proseguire, perfetto. Ultra funghi. Vediamo qua cosa c'è prima. Allora, di qua prosegue, di qua pure. Sono tutte aree grosse. Non credo che ci siano attacchi speciali in questa zona.
Penso che l'ultimo fosse proprio quello della stella, non vorrei sbagliarmi. Proseguiamo. Dai. Ecco fatto. C'è stato un po' di continuo retry per riuscire a colpirlo. Perfetto. Sono soddisfatto dei danni che facciamo comunque. Devo dire che siamo comunque abbastanza pronti per questa zona. Il punto è... sì, vorrei comunque... là. Vorrei comunque aumentare i nostri danni il più possibile. Vorrei arrivare prima della boss fight finale. Ops. Ok, perfetto. Ad avere più danno. Possiamo ovviamente farlo. Ho sbagliato. Mangiandoci anche i... come si chiama? I fagioli. Ma prima di mangiarci i fagioli voglio arrivare al... oh, stupido io. Arrivare al più alto punteggio possibile, ottenere più punti esperienza possibile, perché è facile comunque ottenere più punti attacco adesso, ma se li usiamo più avanti, quando effettivamente avremo molto più attacco, avremo un bonus maggiore. Allora, adesso giro inverso. 1 2. Ecco qua. Si congela. Aspetta prima che... no, calmo. Ma devo per forza lanciarlo dall'altra parte? Vabbè. Ecco fatto. E togliamo Bowser da lì. Più che altro, finché è aria fredda, posso capire Bowser che in questo momento gli brucia lo stomaco. Adesso sto un pochino meglio. Ma quando ancora stava bevendo l'acqua dalla fontana, cioè io immagino Bowser che continua a ingoiare acqua, e a una certa lo stomaco non ce la fa più e esplode. Non ce la faccio, basta con quest'acqua. Perché va bene tutto. Però forse vabbè il... come si chiama? Il blocco quello lì... di già? Il blocco risucchio e il fungo che gli ha dato Sogghigno all'inizio gli hanno aumentato anche la quantità di stomaco, diciamo. Eccola là! Mario, Luigi, state attenti! Sono stringhe di DNA queste. Quasi quasi me le mangio. Gnam, 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 gnam. Wow! Forte questa roba! Sta cercando di inglobare il corredo genetico di Bowser, ma sembra che non ci riesca. Solo la cattiveria di Bowser può dare problemi di digestione alla Stella Oscura. Tutto pulito. Sì, è il momento giusto. Dobbiamo fermare la Stella Oscura. Allora, prima di tutto, 1. 2. Sono cretino. 1. Scusami, Bowser. 2. Ecco fatto. 3. E schiacciamolo, Luigi. Aia. Beccati questo. Ora i pugni nelle mani. Sono la stella pugnosa. Stata clunch. Tutto clunch. Tutto clunch. Oh cacchio. Wow. Luigi. Ce la facciamo ad arrivare? Penso di sì, non penso di dover rifare di nuovo il blocchetto. In ogni caso, ecco qua, perfetto. Tu, salvataggio, mi parli e basta. Ecco un ricordo Globin. Il blocco da cui ci si appiccica da sotto si ghiaccia quando fa freddo. Con il freddo si indurisce e lascia cadere ciò che è appiccicato. Grazie. Allora, Bowser, vieni qua tu. Ah, ok, dovevo aspettare che arrivava in fondo. Mi fa ridere però. No, non ho fatto in tempo, vabbè. Ma cosa sei, una puzzetta gassosa?
Ecco fatto. So che io non uso quasi mai gli attacchi speciali. Me ne sono reso conto montando gli ultimi episodi, perché ho detto, vabbè, effettivamente ho usato gli attacchi di Bowser, ma mi rendo conto che non uso molto spesso gli attacchi speciali, né di Mario né di Luigi, né appunto del prima citato Bowser. È che in questo titolo in particolare non ne sono abituato, tranne per le boss fight, giustamente, ma al di fuori di quelle non ci sono stati combattimenti che mi hanno richiesto l'utilizzo specifico di una determinata mossa per poter vincere. Non mi è mai capitato, insomma. Allora, se scendo di qua, ci sono monete. Calmi tutti prima. Fammi prendere le monete, tu. Ok, perfetto. Ho i pidocchi. Tre. Avessi quella della... dannazione. Avessi adesso avuto quella delle, dei punti esperienza, era una bella batostina. Esempio, adesso la uso perché ci sto pensando, ma anche perché mi è utile. Potrei usare questo, però userei il baril cannone. Come ho detto, il baril cannone è uno di quegli attacchi che uso molto più volentieri di altri di salto, perché in questo caso sono tre e hanno tanti punti vita. Ma come avete visto, abbiamo fatto dei critici. Critici che ci hanno permesso di rendere deboli tutti quanti. No. E di conseguenza di ucciderli. Mentre col tubo, con il casco, avremmo potuto attaccarne solo uno alla volta. Per carità, utile. Però, di qua dove andiamo? Allora, di qua forse scendiamo, usciamo dall'altra parte, può essere? Vediamo. No, ritorniamo su, ok. Dammi solo un secondo, allora, fammi vedere. Ah, ok, questa è la zona dove dobbiamo cadere al centro. Ok, torna qui, blocco. Su, blocco, dai. Eccolo qua. A me fa ridere Luigi che è appiccicato proprio. Sento al sicuro ora. Forza, scorreggina gassosa, vieni qua. Let's go! Oh, i pidocchi. Vorrei provare a colpirla col martello. Vediamo se è come mi ricordo. Ok, no, pensavo avrebbe evitato il colpo per qualche motivo. Però, vabbè, perché è gassoso, giustamente. Allora, tuta da re. Tuta da re non è quella che abbiamo comprato? Tra l'altro, no. Ah, la tuta da re era una di quelle che potevamo comprare, ma era la più scarsa delle tre. Beh, i soldi ce l'abbiamo avuti, voglio dire. L'abbiamo usati al meglio delle nostre possibilità. E detto sincero, non ho neanche dovuto grindare chissà quanto per ottenerli alla fine i soldi. Ho giusto fatto un paio di giri, sempre attorno nella stessa zona, uccidendo sempre gli stessi nemici. Non abbiamo comprato mai niente di superfluo, anche perché, vabbè, in questo titolo di superfluo c'è veramente poco, mentre in Partners in Time dovevi comunque tenere in considerazione che dovevi comprarti anche gli attacchi. No, ho sbagliato, scusami. Scusa Mario. Negli altri titoli, per esempio in Superstar Saga, la tua più grande preoccupazione è comprarti le cure. Stessa cosa qui in realtà, però qui il grosso della spesa... No, vabbè, ormai. Il grosso della spesa... Vabbè, chi se ne frega dei soldi. Te lo fanno i vestiti. Allora, credo di dover... Esatto. Ploink, 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 ploink. Allora, aspetta. Vediamo con calma. Calze celesti. Ok. Quello è uno. Calze celesti, tra l'altro. Fammi scendere. Voglio vedere cosa c'è di sotto.
Forse, esatto, dovrei ghiacciare il tutto se voglio passare di sotto, vero? Ok. Poi 100, fungo vita. Togliti Bowser da lì. Ecco fatto. Credo che ce ne manchi una, che sarà quella in cima in cima. Ok, prima di salire, esatto. Altre 300, 250 monete. Quanto siamo? Ah, 23.000. Calze celesti. Recuperi PV e PA 8 e 2. Un po' pochino, ma va bene. Io, è da quando abbiamo ottenuto questo che lo stiamo tenendo. Detto sinceramente, non è così utile. Però, unito alla tuta perfetta che ci aumenta i baffi, e appunto questo che è più facile realizzare i colpi fortunati, vuol dire che dà una percentuale in più in base a quanti baffi hai. Capiamoci, abbiamo molte possibilità di fare colpi fortunati. Ecco, qua. Tra l'altro, esatto, mi sa che... Ah no, bastava... Oh, scusami Mario. Vabbè, chi se ne frega. L'importante è che sei arrivato lì. Forse da solo con Mario puoi attaccarti quando vuoi, mentre con Luigi devi aspettare proprio che sia fermo in quel punto, perché Luigi si deve arrampicare. Ho sbagliato! Ecco fatto. Scusami Mario. Eccoci qua. Ultimo bottone. E ora possiamo passare. Ecco fatto. 1, 2, 3 e via. Tra l'altro, vediamo, non mi sembra di aver lasciato indietro nulla, vero? Sì, abbiamo fatto tutte le zone che erano disponibili, tranne qui, che ovviamente quella era la zona solo di ritorno e sbloccheremo adesso, sarà il nostro shortcut. E la zona è ancora lunga. Quindi iniziamo prendendo altre 100 monete, vediamo di qua. Oh, calmo, calmo. Ma dai! Quando è smolecolata non puoi colpirla. Ecco qua. Pesce va da... Aia! Dai! Ma dai! Ecco qua. Come un pirlotto. Come un pirlotto mi sono fatto colpire. Tra l'altro è bello vedere, è un dettaglio un po' stupido in realtà, ma carino a modo suo, che questo nemico, il pesce palla, non è nient'altro che il pesce palla che avevamo trovato nelle zone iniziali. Quello che quando lo colpivi si gonfiava, e se lo colpivi in un altro modo si sgonfiava diventando più debole. È bello vedere che un nemico appunto che era così, ormai debole, assorbendo i poteri della stella oscura e essendone influenzato, è diventato bello bulky, una bella bestiola. Esatto, a proposito di bestiole, l'abbiamo trovata. Sta mangiando altro corredo genetico. Questa volta saranno le gambe. Gnam 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 gnam. Che schifo. È un po' acido. Che cosa sarà? Ha inglobato altri dati di Bowser. È il momento giusto per catturarla. Come lo colpiamo? Adesso vediamo. Allora, che cosa abbiamo qui? Mario, l'abbiamo catturata. Ah, ora c'ha il fuoco, perfetto. Stato clunch. Sì, certo. Io credo che un po' di quelle ossa servano a Bowser, cioè nel senso... Ho visto male io, la stella scura ha davvero soffiato delle fiamme. Prima ha distrutto delle pareti a pugni, proprio come Bowser. È pericoloso lasciare che continui a inglobare dati, dobbiamo fermarla. Presto, inseguiamola. Forza, Luigi! Allora, sì, un salvataggio lo farei. Proseguiamo. Allora, altro shortcut. Sì, vabbè, non che lo shortcut di prima fosse tanto lontano, però già che siamo qui. Allora, qua non c'è nulla, vero? No, perfetto. E ora si prosegue da questa parte, perfetto.
Cioè, io capisco che le ossa nel corpo umano o nel corpo Bowseroccio sono tante, però anche che perdi un osso deve essere comunque doloroso. Là sotto c'è un'emoglobin dall'aspetto anomalo. È un ascensoglobin. Al contrario dell'emoglobin normale, gli ascensoglobin non sanno parlare, ma si muovono quando il vento gelido li raffredda. Usate il vento gelido per raffreddarle e salirci sopra. Grazie. Quindi posso fermarlo se... ha anche sorriso. Ottimo Globin, adesso potete salire con lo stilo. Ad esempio, trascinandolo in direzione in questo modo, l'ascenso Globin la seguirà. Per fermare l'ascenso Globin bisogna toccarlo delicatamente. L'ascenso Globin deve percepire un certo peso per muoversi, perciò non basta che salga uno solo. Dovete essere per forza in due se volete che l'ascenso Globin si muova. Inoltre l'ascenso Globin odia stare da sola. Se vi allontanate da lei tornerà dove era all'inizio. Se non la trovate più sarà certamente tornata qui. Ah bene. Allora aspetta. Ah, speravo di passargli sotto. C'è un modo per colpirli tutti assieme? C'è questo. Questo volano e quindi non ha senso. Niente, uso di nuovo il baril cannone. È il gioco che me lo dice di farlo. Vediamo. Questo è facile. Ecco fatto. Ok, e un pesciotto è andato. Tu vai. Aia. Qua. Sì, penso di riuscire a ucciderlo. Esatto. No, si sdoppia. Lo sapevo che dovevo usare di nuovo il baril cannone. Allora. Verde. Devo usarlo per farli fuori entrambi subito. Ok, facile. Ah, così? Ah, già è vero che quando si divide perde metà vita. Però, 2420 mica male, dai. Io, tra l'altro, ho appena... mi sono appena reso conto che non sto più controllando dove sono i fagioli all'interno del corpo di Bowser. È vero, ne abbiamo comunque trovati tanti. Non voglio essere pignolo sulla cosa. Però, dovrei dare un'occhiata. Ok, proseguiamo di qua. Vediamo sotto, non c'è nulla. Si va sopra, allora. Fermo. No! Ci arriviamo? Certo. Ok, allora. Di qua. E su adesso. Uff. Che pelo. Che pelo. Dai. Ok. Per fortuna tipo non ci sono spine o cose in... in questa zona. Ti piacerebbe. No, e dai. Allora, aspetta che faccia il colpo. Pung. Ti sta bene pigliarla. Allora. Vai. Lo so che uso solo questo attacco, però è il più efficace per colpire grandi quantità. Ho sbagliato di nemici. E mentre parlavo mi sono distratto. Stupidamente anche, aggiungo. Tra l'altro credo che se lo colpiamo al bottoncino, al tappo di sughero, dovrebbe fare un'azione diversa, se non ricordo male. Allora, ecco qua. Fatto. Vai. Oh, Bowser. E ora emoglobin ascensore torna in azione. Allora, con calma, vediamo se ci sono blocchi, esatto. Un super sirop e 100 monete. Non credo ci sia più nulla. Grazie di tutto. Addio. Mentre qua... Ma tra l'altro, scusami un secondo, devo rivedere una cosa in background.
Noi Totem Globin siamo invalicabili. Solo chi riceve la nostra approvazione può transitare. Se vuoi passare dovrai superare la nostra durissima prova. Vuoi affrontare la prova? Così sia. Qua sotto appariranno 8 emoglobin. Oh no. Pring. Plink. 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 Devi colpire 8 emoglobin in ordine numerico. Avrai un limite di tempo per portare a termine la prova. Se commetti un errore il tempo a disposizione finisce. Farai la prova. È tutto chiaro? Oh, sì. E vai. Tutto pronto per la durissima prova. 50 secondi, eh? Madonna mia. Allora, Bowser. Vai. 6 7. Otto. Ok. Prova superata. Hai superato la nostra durissima prova. E così sia, ci sei riuscito. Non c'è nulla in questa zona, vero? Oh, vedi? Ne parlavamo giusto 2 secondi fa. D'altronde, cosa avresti potuto nascondere qui se non propri fagioli? Esatto, altro fagiolo. Io però continuo a sbagliare tasto. Vediamo, ce ne sarà un altro? Sì, ce n'è ancora uno. Ecco fatto. E probabilmente ce ne saranno ancora una marea che avrò lasciato indietro sempre in questa zona. Però, oi, tu hai un cannone. Però in questo momento è l'ultimo dei miei problemi prendere i fagioli. 670. Buono. Cereta. No. No, aspetta, cos'è che abbiamo? Cereta o ho letto male? Non lo so. Oh, e vai. Ci è voluto un po' perché c'erano davvero tanti uno. Ho dovuto capirne quanti saltare prima di poterla fermare, appunto. Ecco, vedi? Quasi quasi. Giusto per farlo, perché sennò. Vai. E cerchiamo di non sbagliare questo giro, eh. Allora, Luigi è là sopra, perfetto. Di poco, mancava pochino e moriva. Ecco fatto. Eh già. Allora, che ti aumento? E vai. Sì, effettivamente dovrei aumentare ancora i punti attacco, però che ci vuoi fare? Se hai un attacco alto, usi meno volte i punti azione, giusto? Ok. Soldi. Accessorio? No, sempre soldi. Saranno state un centinaio di monete, forse poco meno. Oh, ui, no! Ma che palle. E io in realtà l'avevo fermato, però. In ogni caso. Ecco, fatto. Pianino. Non andare di fretta. Uff. Pelo. Allora, calmi. Vai, Gigi. In realtà ho fatto fare a Mario, ma chi se ne frega a sto punto. Ok, arrivati? Certo che siamo arrivati. Tu esci da lì, che così. Ecco, esatto, apriamo sto shortcut. E qua dentro non ci passeremo mai più. Mai più. Allora, di nuovo tizio col cannone. Altri soldi.
Ci ho sperato. Sapevo che non sarebbe successo, ma ci ho sperato lo stesso. Allora, questo attacco non lo uso mai. Allora, elenco degli attacchi che non usiamo mai. Mai, mai, mai. Mai, mai. Sì, lo uso. Lo uso, lo uso e lo uso. Gli attacchi intermedi non li caghiamo mai. Ma giustamente. Per forza, fanno cagare. Vai, vediamo. Se tiriamo giù qualche critico, li uccidiamo subito, tra l'altro. Tra l'altro, dai, l'avevo colpitissimo. Quando vanno più lenti mi viene più difficile colpirli tutti. E tra l'altro devo recuperare il counter del fantastico. Quindi cerchiamo di fare almeno attenzione. Devo averla carica. Ah, così funziona? Ecco fatto. Dicevo, dobbiamo averla carica prima della boss fight. Ecco qua. Ok. Preso. Sta bene. Pensavi, volevi, magna cara. Liezo proprio. Sgocciola, penzola. Lurido. Io lo so che è brutto continuare a imitare Zeb, ma mi piace tenere vivo il suo ricordo in mezzo a noi. Io, allora, lo so, e sembrerò anche ipocrita a dirlo, non sono mai stato un suo fan attivo. Però diciamo che come personaggio era più che conosciuto. Non mi dispiaceva. È sempre parte di quella cerchia di una vecchia YouTube Italia che pian piano sta scomparendo. Ok, questo è facilissimo. Se dicevo è facilissimo, la sbagliavo. Avevate il diritto di prendermi per il culo da qui a che chiudevo il canale. Cioè mai. Allora, però a modo suo lo rispettavo, dai. Come faccio a salire qua sopra? Credo, ok, ci voglia un mezzo trucchetto. Ovvero, ah, Gigi però, oh, che palle. Hanno una distanza fra di loro, ovvero, orribile questi salti. Ecco qua. Porca miseria. Allora, vediamo. Ecco, esatto. Se si nascondeva qua in alto deve essere qualcosa di buono. Una stella mella. Qua invece, let's go! Okidoki. Che per carità, non bisogna fare populismo youtubiano. Non è che tutta la vecchia guardia di YouTube fosse incredibile, ma c'erano certi soggetti che erano interessanti. C'è da dire che è cambiata molto, purtroppo. Io non mi ritengo la vecchia guardia perché, ah, ecco, vabbè. Ecco, dice, minchia, Mario. Non mi ritengo una vecchia guardia di YouTube perché, sì, ho iniziato nel lontano 2006 come tanti altri, ma a differenza, certo, eccolo lì, a differenza loro portavo sì dei contenuti, ma non erano elaboratissimi. Ero un bambino al tempo, giustamente. Ci è mancato un soffio. Sembra che la stella oscura stia acquisendo una a una tutte le capacità di Bowser. Non ci sfuggirà un'altra volta. Let's go. Let's go. Allora, quello è uno shortcut che al momento è chiuso. Ma 1, 2, 3, kapum. Ecco fatto. Che poi, sto shortcut, scusami,
abbiamo l'entrata qui. Non è che devi fare il labirinto mistico. No, questo, puff, fai lo spin. Contento il gioco. Allora. Odio già questa cosa, perché saltare in due su quelle piattaforme è veramente terribile, terribile. Ok, Luigi sta lì. Ci ho sperato di farli fuori tutti, ma va bene. Adesso lui si duplica, chiaramente. Ok. Un attacco più facile non lo facevi? Fatto. Mi ritengo comunque, a modo mio, veterano di YouTube. Purtroppo, beh, come ho detto due secondi fa, la meritocrazia su YouTube è un concetto molto relativo, purtroppo. Vabbè, probabilmente c'è un modo per passare di là. C'è un modo più semplice per passare di là e mi sto dannando l'anima per nulla. Ma sì, dai, già che sono tutti a terra. Così ricarichiamo solo Mario dopo. Yahoo! Ecco, una cosa molto più semplice di questo titolo rispetto a Superstar, ma sia anche di questo che Partner in Time in realtà, di questi due titoli piuttosto che appunto Superstar Saga, è che tu hai per entrambi una marea di punti azione. Perché, vabbè, una marea, hai tanti punti azione, però le mosse sono disponibili per entrambi. Tu non hai l'attacco fulmine che è solo di Luigi, non hai solo l'attacco fuoco che è solo di Mario, non hai solo il salto spin di Mario, non hai solo l'attacco boom di Luigi. Qua in Partners in Time tu hai tutte le azioni disponibili per entrambi, il che ti semplifica non poco le azioni. Ecco qua. Ecco fatto. Aia. Ah. Ma dai, non l'ho visto. Che stronzo. Qui infatti il concetto di... Parlo di questo perché appunto Partners in Time aveva gli strumenti, di conseguenza questo concetto non è applicabile. Ecco appunto. Tu hai appunto tutto a disposizione per entrambi. Se usi solo Mario non è un problema, ricarichi solo Mario. Invece per usare l'attacco di Luigi dovevi per forza usare Luigi e di conseguenza dovevi sfruttare i suoi punti azione. Quindi se li sfruttavi di entrambi finiva che dovevi ricaricarli entrambi. Vabbè, parliamo di sciroppi che puoi comprare in qualsiasi negozio. E poi in questo gioco esiste la cura da 10 monete che sgrava totalmente il comprare oggetti. Ecco qua. Piano piano, anche se ormai tardi, stiamo riaumentando i punti azione. Ok, 100 monete e... penso a questo punto 400-500 monete. Di qua invece qualcosina? In teoria, se io spinno... Oh, calmi voi. È qua, sì. In teoria... il salto poi rimane unito a piedi pari, giusto? Esatto. Oh, ok, almeno uno ci è arrivato, dai. Le calze grezze. Finalmente, mamma mia. Che odio sta cosa. Aumenta il 20% la difesa. Fantastico. Sblocchiamo la shortcut. Ecco fatto. E torniamo indietro. Ora saliamo di sopra. Blocco di salvataggio probabilmente arriverà tra poco. Ho i pidocchi. Ma sì. A questo giro però uccido subito uno dei due. Almeno evito di farmi due colpi.
fa il giro lungo. È difficile beccare qualcosa di invisibile, anche se ti appare proprio vicino vicino. Non è facile prenderlo, eh? Vediamo se c'è qualcosa qua sotto. No, direi decisamente di no. Vai, Bowserozzo. Peccato. Vabbè, in realtà, aspetta, poteva esserci. Lo sapevo, mamma mia. Cretino io che continuo a non guardare, però ci penso ogni tanto. Ogni tanto ci penso, me lo ricordo, che ci sono i fagioli da prendere. Non sempre, però me lo ricordo ogni tanto. Tu vieni qua. Let's go! Va bene. Allora, occupiamoci prima di te. Comunque Luigi, certo, ha un sacco di punti fortuna in più rispetto a Mario. Però Mario, Luigi, Luigi, Luigi e la Madonna, tutti da Luigi? Ox. Allora. Minchia. Però anche Mario quando gli capitano non si tira indietro con i colpi fortunati. Al prossimo giro, se mi ricordo, aumentiamo i punti baffi per Mario. Allora, vediamo di... Oh là. Buongiorno. C'è solo questo? Controlliamo che... Sì, mi sa che... Che è l'unica zona in cui c'erano. Ok. Sveglia rivincita. Qua giustamente dobbiamo... Oh no, da là in fondo. Ma che palle. Vabbè, per prendere l'oggetto. Calmo. Calmo. In realtà avrei dovuto fare spin. Se facevo spin eravamo già arrivati, cioè senza dover congelare nulla. Ecco qua, infatti. Vediamo. Ah, proprio così? Ah, beh, certo. Ecco perché. Era intuibile. Non ci ho pensato al primo impatto, ma era facile immaginare il motivo. Qui, scusami, ma... Baril cannone on the way. Un po'... Ecco qua. Cannone andato. Perfetto. Rimani solo tu. A posto. 2500 puliti puliti, tra l'altro. Tuta stella. Ah, ecco. Allora, cerata. Non so che cazzo avevo letto. Più 5% di attacco e danno fino al 30%. Aumenta per ogni danno subito. In realtà, guarda che non è... male, io poi non sono neanche perfetto. Però dovrei lasciare giù questo. Non mi conviene. L'avrei fatto se non fosse stato per questo dei colpi fortunati. Parliamoci chiaro. Però, eccolo lì, punto di salvataggio. Vediamo, tu ci porti esatto nell'ultima sezione di questa mappa. Fungo vita, la sveglia rivincita già l'abbiamo beccata prima. Ah, beh, certo, perché... Giusto, per prendere gli oggetti. Stavo pensando, ma perché mi ha portato di sopra? Per gli oggetti. Tra l'altro, c'era la tuta stella, quella che abbiamo comprato a, credo, 10.000 o 6.000. Certo, se l'avessimo presa qui, avremmo risparmiato. Uno, però i soldi già ce li avevamo. Due e tre al tempo, averla comprata subito ci ha portato molto più facilità in alcune battaglie. Minchia. Tutto radioattivo qua. Che succede qui? Mario, Luigi, la stella oscura è qua vicino. Finalmente siamo riusciti a intrappolarla. Ma se usciamo sconfitti dallo scontro, il mondo precipiterebbe in una spirale buia. Siete pronti? Se non siete ancora sicuri al 100%, tornate indietro e preparatevi. Non possiamo perdere. In bocca al lupo. Va bene. Wow, è tutto incredibilmente fluorescente. Ma sì, dai, siamo più che pronti noi. Sta assorbendo un sacco di DNA. Dobbiamo fermarla, Mario. È strano che Bowser non senta nessun effetto dentro di sé, comunque.
Ma che è successo? Fermi! È troppo pericoloso avvicinarsi. Corpo, braccette, testa e guscio. Ti mancano le gambe, scemo! Aiuto! Sta cercando di aspirarci, Mario! Help! Che schifo! Mi sono ricaricato. Sì, ho ricaricato i punti azione. Sì, sì, stavo ho avuto un attimo il vuoto e ho detto: l'ho ricaricati. Let's go! Oh, i pidocchi. Forse dovevo ricaricare i punti vita? Non lo so. In ogni caso, giusto per stare sicuri, 20% in più di punti esperienza. Andiamo con l'oltremondo. Oh, non prende danno. Cavolo. Vabbè, l'abbiamo sprecata ormai. Almeno. Arriviamo al fantastico. Così almeno mi ricarico un po' già la barra. Non mi ricordavo che fosse immune al primo giro. Vabbè, non importa. Ok. Ah, ok. Presa. Tutte da Luigi, andate. Presa. Neanche un colpo. Ok. Vabbè. Mi ha evitato lui in pratica. Dobbiamo ucciderli. Dai, usiamo il tubo, che non l'abbiamo praticamente mai usato. Ok, Mario sta sopra. Luigi sta sotto. Luigi sta sotto. Mario. 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 Luigi. Luigi. Almeno abbiamo aumentato di nuovo la barra. Perfetto. Ok, gli dà una bomba. Che si divide e va da noi, perfetto. Ok, dobbiamo depotenziarla, insomma. E poi colpirla. Ecco fatto. Facile. Oh no, ora è depotenziata. Ci sta bene. E adesso, direi. Ma sarei anche tentato di usare questo. Ok, dai, usiamo questa. Vai, stellina. Vai e fai il tuo dovere, forza. Ok, forse dovrei aver fatto abbastanza danno. Benissimo, bravo, bravo Gigio. Ti piacerebbe. Anzi, aspetta, ho paura di ucciderla. Ho paura di ucciderla con un colpo. Voglio i doppi soldi. E infatti. Minchia, siamo stati così forti? Cioè, con una mazzata sola l'abbiamo crepata. Che sfiga. E qua tu pensi è tutto finito. E invece. Se avessi. Se mi fossi ricordato. Adesso ottenevamo già un bel po' di punti esperienza extra e un po' di soldi in più. Il 60% è. Erano 3000. 3200 in più. Erano 3200 monete. 1200 monete in più era il 60%. Sono bravo nei calcoli delle percentuali, eh? Eh? Ho un sapore amaro in bocca. Che cazzo succede? Ma
Ma questo coso? Ma che è sto coso? Ho sbagliato, scusami, Bowser. È la sua ombra, Persona 4. Ho copiato il tuo corpo. Ho copiato la tua forza. I am thou, do am I. Bowser sta per ottenere la sua persona. Persona. Anzi, in questo caso, essendo un po' fumeggiante spirito dietro di lui, è il suo stand. Perché le persone non è che si allontanano tanto dagli stand, eh? Ma che vuoi? Come ti permetti di copiarmi? Io sono unico. Non basta. Il mio potere non basta. Non capisco un Goomba secco di quello che dici. Il potere oscuro non basta. Qualcuno ha risucchiato il mio potere. Non sono completo. Risucchiato cosa? Dove è andato quel nano verde? Chi ha rubato i miei poteri oscuri? È stata questa ragazza? Ma muoverti invece che se... Questa qui, che scomparire ogni 2 secondi? Zup. No. Ehi, palla di fumo! Lasciala stare, la principessa Peach è mia! Dov'è la mia piccola e dolce stella oscura? Devo risucchiare le ultime briciole di energia oscura! Quello... Sì, adesso ricordo! Quello là mi ha rubato i poteri! Ferma l'elettricità! Che cacchio è appena successo? Aspetta! È proprio come me, ha rapito anche la principessa Peach, ma sono io l'unico originale, non posso permettergli di fregarmi l'esclusiva. E adesso, tra l'altro, ci sblocca il passaggio che era fermo dai detriti adesso. Ale. Ale. Ecco qua. Devo fermarlo. Detto ciò, devo andare a salvare io. E con questo ci salutiamo qui. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.